Ragazzi, benvenuti e bentornati su Xenogears. Allora, in questi episodi stanno succedendo un sacco di cose, di casini. Tra l'altro Faye non c'è più. Proviamo a interagire con loro, vediamo che cosa ci dicono. Pare che Faye non sia nell'infermeria. Si troverà da qualche parte a bordo. Ah, quindi dobbiamo cercare Faye, effettivamente. Allora, Faye non è qui. Dove sarà andato? Forse dal suo gear? Ah, serve a dimostrare che il ragazzo ha sempre bisogno che i suoi genitori gli stiano attorno. Ok, proviamo a controllare se effettivamente è andato dal suo gear. Eccolo qui. Faye. Ah, Doc. Faye, ti senti già meglio? Sì, probabilmente. Cosa pensi di fare pilotando un gear quando ti sei appena ripreso? Neanche io so cosa ci faccio qui. Ho ancora una gran confusione in testa. Faye, non dovresti andare già in giro. Al cancello localizzato proprio davanti a noi. Preparare i gear al lancio. Sembra che ci stia osservando. Devo andare. Non sei nelle condizioni di partecipare. Lascia fare a noi. Sembra sia l'ora di regolare i conti, ma Faye dovrebbe riposarsi. Sì, condurrò Faye in infermeria. Billy, ti prego, occupati di tutto il resto. Ah, io direi di utilizzare Rico al posto di Bart. Osservare. Perché girare in tondo? Basta prendersi cura di loro e sarà tutto finito. Ma che cosa gli è successo a Stone? Coloro i quali divengono nemici del sacro Gazelle, io li ucciderò tutti. Pentitevi ora. Vuoi tu potere? Chi sei tu? Io sono Graf, colui che è in perpetua ricerca di potere. Vuoi tu potere? Potere?
Eccolo, il potere è qui. Ho ricevuto questo corpo da Krellian. Tutto questo potere è falso. Pensi di poter vincere per mezzo di esso? Cosa intendi con un falso potere? Un falso corpo, un falso risveglio. Tutto ciò è vano. Io infonderò in te il potere. La mia mano è l'attrice del soffio divino. Fiorisci, o immoral semenza, e tosto accogli i tuoi reconditi poteri. Accetta in te il potere della gloriosa madre della distruzione. Graf è sempre in mezzo alle scatole. Allora, tocca a noi. Iniziamo con gli aerodi, che dite? Bene, danno nullificato. Che vuol dire danno nullificato? Ah! Ma com'è possibile? Schiva tutto! Inutile, non riusciamo ad oltrepassarla. C'è un qualche tipo di barriera. Un qualche sentimento negativo. L'odio in qualche modo mutato in energia eterea. È questo che dà origine alla barriera. Se potessimo in qualche modo tramutare anche la nostra grande forza in volontà... di volontà in energia eterea. E riuscissimo a rinviarla contro la barriera. Ah, figlio di Gesia, stai soffrendo? Quando ti presi sotto la mia protezione, 4 anni fa... Quella fu la dimostrazione della mia amicizia con tuo padre. Durante quell'amicizia con Gesia, macchiata dal sangue, io e lui competemmo per il comando di Gebora. Gesia, tu, come una bestia, rubasti la Rachele che io amavo e abbandonasti come uno scialacquatore il comando di Gebora che io tanto bramavo. Poi sparisti da Solaris. Quattro anni fa, dopo averlo cercato per tutti gli angoli del mondo, non si riuscì a trovare nessuna traccia di lui.
Rachele, da lui insudiciata, e tu e tua sorella siete le persone che mi fate ricordare di quella impurità. Grazie alla saggezza di Krellian, usando i Wells, salvai Rachele dallo squallore di quell'uomo e dal soffrire a causa sua. Tu, figlio di... facesti uso dei Wells contro mia madre! Sì, Billy, fammi raccontare una bella storia. Quei miei titori che hai purificato in tutto questo tempo sono tutti delle persone. Essi erano stati scelti dalla Chiesa e trasformati da Krellian. In tutto questo tempo non hai fatto altro che trucidare persone. Un figlio abietto per un abietto padre. Ah, confessati, sconta i tuoi peccati. No, non c'è nulla per cui tu debba pentire, ti debba pentire, Billy. Dici che tu e Rachele vi amavate? Tu sei sempre stato uno stupido narcisista ed egocentrico. Questa voce... mi occupo io di lui. Usa questo, Billy. Se lo usi riuscirai a distruggere la barriera. Quello è... Bantline. È un gear pistola etera, dove il pilota guida direttamente dentro il proiettile. Se lo useremo, potremmo distruggere il potere negativo di Stone generato dall'odio. Tuttavia... Billy, se insieme uniremo i nostri gear, allora potremmo fare breccia in quella barriera col nostro attacco combinato. Prenderò in prestito la tua spalla per un momento, perciò inizia subito a mirare. Vogliamo finirla una volta per tutte, Stein? Ma voglio che tu sappia che non incontrerai Rachele una volta morto. E questo perché tu finirai all'inferno. Lo sapevo. Jesse ha intenzione di usarlo. Deve essere fermato. Billy, puoi sentirmi? Billy! È inutile, non ottengo risposta. Billy, adesso lo capisci, non è così? Gli insegnamenti di Stein erano tutti delle menzogne. Quella fede artificiale era solo un mondano sistema che ripagava la gente che possiede un'anima debole. Ma la fede e Dio non sono cose che ti sono impartite dagli altri, dico bene? Sono cose che devi scoprire dentro te stesso, e devi scoprirle da te. Cose che non possono dirsi con parole, cose che non possono essere espresse in fondo. Espresse in fondo, Dio non è questo. Non domandare al Dio tuo, perché egli non ti dà risposta. La ragione per la quale, quando eri ancora un bambino, ti insegnai ad usare pistole e fucili è per salvare le persone. Tu dici che le armi da fuoco sono solo strumenti per uccidere la gente, ma ti sbagli. Le pistole non uccidono la gente, è la gente che uccide altra gente. Hai mai osservato l'espressione sulle facce di quei mietitori che hai ucciso? Essere trasformati in un mietitore è un processo abominevole. Per alleviare la loro sofferenza straziante, cercano sangue umano e attaccano la gente per poterlo ottenere. Ma tutto ciò non basta a vincere la loro vera sofferenza che si trova nei loro cuori. C'è solo un modo per essere salvati da quella sofferenza: morire. Tutti quei mietitori da te uccisi non avevano sui loro volti un'espressione serena. La tua pistola ha salvato quella gente che era stata trasformata in mietitori. Non è una cosa che tutti possono e sanno fare. La fede che ti ha permesso di farlo non era un inganno. Dio è dentro di te. Padre. Bene, allora. Andiamo. Billy, vai! Troppo tardi. Billy! Quella è un'arma che usa il suo pilota come testata.
Cosa? Ma allora mio padre è... Oh mio Dio! Quindi è morto? Bene. Utilizzeremo praticamente tutto il nostro carburante, però dobbiamo farlo.
Mamma mia, ragazzi. Pure. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Purtroppo solo Ellie ha ricevuto esperienza, però. Padre. Billy, non avrei dovuto permettere una cosa simile. No, non è colpa tua. Questo è il miglior modo di salutare mio padre. Hai ragione. Grazie, figlio mio. Papà! Vecchio mio, ti senti bene? Ma ci puoi giurare? Non avevo intenzione di lasciare quello stupido rottame così com'era. Io l'ho migliorato. Ai ai ai. Ma non voglio rifarlo di nuovo. Ma... parlare dell'inferno. Sono sorpreso che un ateo come te possa credere alla vita dopo la morte. Ah? Così stavi ascoltando? Era solo una maledizione, non è una fine adatta a lui? È proprio il tuo stile. Papà. Prima? Prima, che cosa hai detto prima? Papà. Hai sentito? Sembra che i problemi di primavera siano stati risolti. Ah, prima ha parlato, prima ha appena parlato. Ehi, Prim, ora di il mio nome, di Billy. E la chiesa? Si è completamente rovinata da sola. Quegli idioti stanno andando di male in peggio. Non pensi che sia giunto il momento di dire la verità a tuo figlio, amico mio? Non te ne sei andato in giro solo a bere e ad attaccare briga, vero? Sono sicuro che vuole sapere che cosa hai fatto finora. È giusto, Billy? Sì, questo mi farebbe sentire molto meglio. Ora so che mio padre si preoccupava sempre di me, ma devo ancora mettere a fuoco la situazione. Cosa vuoi dire? Sono felice che prima ora possa parlare, ma lei chiama solo suo padre. Ma sono io che mi sono preso cura di lei per tutto questo tempo. Dove ho sbagliato con lei? Calma, Billy. Sono sicuro che sia solo un po' timida. Presto comincerà a chiamare anche te. Sai, neanche mia figlia pronuncia il nome del padre. Allora, amico mio, perché hai lavorato da solo tutto questo tempo? Non posso farne a meno. Comunque, probabilmente avrò bisogno del vostro aiuto da qui in poi. Ok, ti dirò di più. Andiamo al bar a farci un goccetto. Quando ero a Solaris, venni a sapere il piano segreto. Era il piano M, Malak, ed era in sviluppo sotto il comando di Krellian. Per procedere col piano, molti agnelli furono raccolti dalla chiesa, per farne delle cavie. O dovrei dire, per farli diventare mietitori o Wells. Visto che ero disgustato dai metodi di Solaris, decisi di continuare ad investigare. Allora scoprì che lo scienziato più importante, fondamentale per il piano M, aveva nascosto le vere informazioni dentro un Gear sperimentale. Poi lasciò che quel Gear sperimentale scappasse con sua figlia, perché la verità non fosse scoperta. E questa, mi spiace, fu l'ultima informazione che potei ottenere. A causa di ciò che ebbi scoperto, appena appuntato la pistola e il barista se n'è andato. A causa di ciò che ebbi scoperto, scesi sulla superficie. E qui è dove mi nascosi, assieme a mia moglie, Rachele, e a mio figlio Billy. Ho cercato quel Gear e la ragazza sin da quel momento. Alla fine ho scoperto che la figlia dello scienziato del Gear potrebbero trovarsi a Shevat. Tutto perfetto, eccetto che non so come diavolo arrivare lì. O magari mettermi in contatto con quel posto. Dunque, Shevat è protetta da una forte barriera con la quale neanche Solaris può farci nulla. Perciò credo che si possa dire che non si può far nulla. La mia solita fortuna. Il nome di quella ragazza non sarà per caso Maria?
Voi due state bene? Non dovreste riposarvi un altro po'? Sì, adesso riesco a stare in piedi e persino a camminare. Vi ringrazio. Sto bene anch'io. Maria, se ricordo bene, il nome di suo padre era Nicola. Non conosco tutti i dettagli, ma ho sentito delle voci riguardo ad una ragazza ed un Gear. Devono essere loro. Allora, quell'enorme Gear è a Shevat. Allora, come possiamo arrivare a questa Shevat? C'è un modo di contattare il posto? Sfortunatamente, essendo stata catturata, neanch'io ho un modo di contattarli. Capisco. Potrebbe però esserci un modo. In origine, Shevat era situata sulla cima della Torre di Babele. Dicono ci fosse un'attrezzatura di comunicazione per contattare il paese natio sulla cima della torre. Se solo esiste ancora. C'è una buona possibilità che l'attrezzatura possa essere stata distrutta. Specialmente considerando che quella torre fu sigillata dalla chiesa. Sì, di nuovo pessimista. Sono solo realista. Credo che non abbiamo altra scelta se non quella di provare e di andare lì. Comunque sia, finché il portale esiste non possiamo fuggire dall'ombra di Solaris. Il loro piano segreto dà fastidio anche a me. Il vero segreto è che stanno utilizzando esseri umani raccolti dalla Terra. Non capisco proprio questo piano segreto. Il coinvolgimento della Chiesa ed il resto. Cosa diavolo pensa Solaris che siamo noi umani abitanti della superficie? Scusami, avevo totalmente dimenticato che è la tua patria. Ciò che fa la mia patria non ha nulla a che vedere con me. Io stessa pensavo che lì qualcosa non andasse. È per questo che vieni qui. Perciò non preoccuparti. Non abbiamo nulla da perdere, perciò cerchiamo di arrivare lì. Dobbiamo scoprire la verità su quei documenti trovati nella sede della chiesa e su ciò che il padre di Billy ha detto. E comunque devo andare anch'io a Shevat per motivi personali. Il tempo è denaro, no? Andiamo subito alla Torre di Babele. Direi che questo team va più che bene. Billy che ci cura. Faye. Direi a posto. Non so se sostituire Ellie con Sheetan, però. No, vabbè, lasciamo Ellie. Sei tornato? Beh, trovato qualcosa? Sì. Ho ottenuto una colonia di nanomacchine. Che delusione. In ogni caso, il progetto M sta procedendo come pianificato? Ci servono corpi e servitori superiori. Abbiamo sprecato ben troppo tempo qui. Non possiamo permetterci di sbagliare riguardo alla destinazione definitiva di questa nuova civiltà. Esse esistono grazie alla loro madre. Avete tradito vostra madre, la vostra creatrice, solo per sorreggere il vostro egoismo. Non avete il diritto di parlare in tal modo. Fu stolto. Così fu il passato, quando eravamo intrappolati in quella maledetta carne. Ma ora tutto è diverso. Non prenderò ordini da voi. Perdeste quella carne moltissimo tempo fa. Ed ora risiedete come dati informatici nel Sol 9000. Avete dimenticato che vi ha fatto rivivere lì? Ciò che può essere per l'uomo un'eternità, altro non è che un momento per un dio. Non mi serve esitare. Abbiamo nuove informazioni su questi esseri. Quindi sono racchiusi in un computer, il Sol 9000. Una citazione a 2001, non lo so. Però adesso sappiamo che sono stati trasferiti su un computer, quindi non hanno più un corpo, essenzialmente. Allora, sono contento che si siano risolte le cose tra Billy e suo padre.
Jessia o Jesse. E tra l'altro, veramente dei bei argomenti molto profondi. Il fatto che la religione e Dio sono cose che devi scoprire da solo e che sono è una cosa intima e non deve esserti impostata a qualcun altro, non può essere spiegata a parole. E ho anche il fatto, appunto, il concetto che poi spesso ho evidenziato anche in altri titoli, il concetto stesso di arma, che non è la pistola o il fucile che uccide, ma sono gli uomini che uccidono altri uomini. Bellissimo, bellissimo. Ci sono dei nuovi pezzi all'Officina per Gear. Perché non andate a dare un'occhiata? Ah, certo. Andiamo a fare la messa a punto di Gear, perché se no è un disastro. Quindi dobbiamo andare alla Torre di Babele per vedere se questa attrezzatura di comunicazione con Shevat esiste ancora. Non credo sarà facile. Ho sentito che c'era una carenza di personale, così ho deciso di dare anch'io una mano. In realtà mi ero rotta col mio lavoro in quel piccolo rifugio. Cosa vuoi fare con il tuo gear? Penso che appunto non sarà facile entrare nella Torre di Babele. Non mi fai vedere le nuove parti che diceva? Quinta agilità, premere danno videocamera, va bene, salva motore, ok. Viene perdita armatura, telaio. Vabbè, le solite cose. Abbiamo delle nuove armi però che possiamo utilizzare. Sono delle munizioni. Allora, vediamo un po'. V18 2500. Ma però V28, 28 uscite, 2200 carburante. L'R23 è più lento perché ha meno uscite, però più carburante. Anche perché il V28 sì, sarebbe più veloce, però ha molto carburante in meno. Poi Welt 8700. Stesso discorso vale per lei. A lei magari potremmo mettergli le 20. No, vabbè, mettiamogli l'R23, perché no? Ci bastano i soldi. Ha voglia. E vai. Modifico prima i gear che ci portiamo adesso in missione. Motore, anche qui. Armatura sempre questa. Ok, ora andiamo prima con quello di col Brigandier, che è un po', sta un po' indietro a livello di vita e di tutto. Tiè, c'è il V15 ancora. Cazzo. Finalmente. Tra l'altro possiamo anche equipaggiare l'arma, ma non da questo menu. Poi
Cerchiamo di sistemare tutti, così almeno siamo a posto. Ah, non abbiamo i soldi, li abbiamo finiti. Mica me ne ero reso conto. Però forse, allora, ci serve 8.000. Ce ne servono 16.000 circa. Vendere le parti non so quanto possa... Scicuto risposta C, coprilente. Intanto facciamo così, poi. Questa gliela dobbiamo dare. Allora. Dovremmo vendere delle cose. Non so a chi possiamo vendergliele però. Perché ci abbiamo delle pepite. Vabbè. Quello di... di coso, di Rico, lo finiamo di fare in un'altra occasione. Allora, prima che mi scordo, intanto equipaggiamo... Ah, non possiamo. Vabbè, dovremmo poi equipaggiare il gear di Bart con la nuova arma. Adesso siamo pronti per andare verso la Torre di Babele. Facciamo un salvataggio. Tra l'altro, prima di salvare controllo anche l'equipaggiamento del gear, perché dei gear, che mica me lo ricordo. Mi sembra l'abbiamo cambiato dopo l'ultima battaglia che abbiamo fatto in acqua. Però non abbiamo controllato quello di Billy. Pistola GM86 sarebbe meglio, però non abbiamo le munizioni. Armatura leggera più uno, direi che va bene. Unità agilità sulla neve. Questo possiamo anche farne a meno. Niente risposta. Vai. Invece noi ce l'abbiamo ancora questi. Ci dobbiamo mettere... Aumenta risposta. Non ne avevamo un altro, scusate. Vabbè. Vai. Però no, aspetta, mi sono sbagliato. Ho dimenticato quello di Ellie. Ok. Salviamo e andiamo verso la Torre di Babele.
Già fatto. Lanciamo l'Yggdrasil. Allora, la torre di Babele è facile da trovare perché sta lì al centro. E mamma mia. Subito. E tanto noi facciamo fuga. No, eh. Ma che vogliamo fa? Grazie. Eccoci qui. Funziona ancora. Madonna mia. È enorme. E possiamo fare anche... Ci sono anche delle sezioni di platform. Platforming. Cosa? Vabbè, vedo... Non possiamo fuggire! Aia! Ok, dobbiamo metterci degli antiraggio però, che sennò è un po' un problema. Ok. Allora. Bene. Oh oh. Vabbè, questa zona sarà un incubo. Qui sotto c'è una cassa, però. Ma perché non possiamo fuggire?
Speriamo che gli antiraggio perdono molto meno. Io ho aumentato la risposta a Weltals nella speranza che schivasse, però. Un'altra cassa. Bravo. Ok. Andiamo a vedere che c'è in questa cassa. Ok, dell'equipaggiamento comunque che ci fa comodo. Anche per rivenderlo, ecco, quindi. Qui occhio che c'è un salto. E tra l'altro non mi fa girare la visuale, mannaggia lui. Allora, mi fai girare la visuale, grazie. Mamma mia. Possiamo andare di sopra o di sotto? Ma è inutile andare di sotto, lì è dove stavamo andando prima, cioè dove siamo caduti prima. Fuga. Ma se io utilizzassi gli erodi? Così. Bene. Naturalmente volevo fare un test. Non possiamo usarli sempre perché sennò il carburante di Ellie ci saluta. Allora. Ok. Madonna mia! E però qui c'è veramente un nemico ogni due passi, Final Fantasy praticamente. Che sta succedendo?
Ah, pensavo ci fosse uno che attaccasse tutti. No, vabbè. A posto. Non so perché stia facendo... cosa abbia fatto adesso. Vabbè. Ah, ci sono altri salti. No, non mi dica che devo... afferrare la cosa... Oh Gesù. Ma io come dovrei fare quel pezzo lì? Come lo dovrei fare? Ok, pulsante direzionale su, ferma cavo. Pulsante direzionale sinistra destra, oscilla cavo. Pulsante direzionale sinistra destra. Ok. Oscilliamo. Oscilliamo. C'ho pure una visuale di merda. Oscilla. Oscilla. Oh! Oh! Mamma mia, meno male. Alla prima. Non cadiamo mai più. Per favore. Fortunatamente, i nemici questi qui non possiamo fuggire, ma ci sono solo loro. Non ne incontriamo altri. A posto. Allora, andiamo di qua. Oh no. No, vabbè, ma tu stai scherzando. Cioè, c'è pure il trappolozzo qui. Mamma! Ok. Quella cassa si incula. Questa è... Sembra essere una specie di stazione relè. Ok. Un punto per salvare.
Continuiamo. Sembra una specie di stazione relay verso l'alta atmosfera. Si può controllare da questa stanza. Sembra che si possa entrare passando da questa parte. Ah, mica l'avevo vista la porta. Bene. Boh. Questa sembra essere la sala controllo della stazione relay. Proviamo a fare qualcosa qua intorno. Questo non serve a niente. Manco questo. Madonna. Oh. Bene, ci siamo, ma come facciamo ad accedere al... al treno? Cioè, dobbiamo saltare? Io salvo. D'altro forse sarebbe anche ora di salutarci, ragazzi. Io direi che per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. Nel prossimo episodio ci addentreremo ancora più in profondità, a quanto pare, nella Torre di Babele. Nella speranza che i sistemi di comunicazione per comunicare con Shevat esistano ancora e funzionino. Ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Ciao a tutti.